Andiamo live anche sul gruppo Telegram. Dunque, eccoci qui oggi a parlare di un altro argomento legato ai dati multispettrali. Nello scorso video abbiamo incontrato lo spettro elettromagnetico. Con questo video andremo a verificare, andremo a conoscere una nuova, diciamo, componente, una nuova grandezza del teleriflamento, che è appunto quelle che sono le grandezze radiometriche. Vi avviso che questo sarà un video un pochino complesso, perché verranno fuori un po' di formule, però cercherò sempre di evitare di appesantire troppo il discorso, e quindi insomma cercherò di mantenermi un po' più in superficie. Sarà complesso anche per me, infatti ho lo script davanti a me che mi aiuterà e seguirò ogni tanto a leggerlo per non perdermi nei meandri, insomma, delle formule che andremo a vedere a breve. Però vi prometto che questo, diciamo, sarà uno dei pochissimi video in cui andremo a spaccare così il capello da un certo punto di vista. Tornando, insomma, a quello che è il discorso delle grandezze radiometriche. Abbiamo detto che l'energia è il mezzo con cui viene trasportata l'informazione ai nostri occhi, e a delle strumentazioni che abbiamo inventato. A portare, diciamo, questa energia, il fardello di questa energia, è il fotone. Quindi i fotoni sono quelle particelle della materia che trasportano una certa informazione da una sorgente a un ricevente. Nel lontano 1901, Max Planck riuscì a definire che l'energia di un fotone è direttamente proporzionale alla frequenza d'onda elettromagnetica, è una costante che ha poi preso il suo nome, la costante di Planck. Questa energia è detta energia radiante. La radiazione è uno dei modi con cui può essere trasferita l'energia tra i corpi, in particolare la radiazione è una trasmissione di energia non per contatto diretto. Gli altri sono la conduzione e la convezione. Ho parlato di questi aspetti, anche in maniera un po' scherzosa, diciamo leggera, però comunque realistica, in uno dei video legati a Uno sguardo dallo spazio, quello sull'incendio del Vesuvio del 2017. Più o meno al minuto 9:20 ho discusso di questi aspetti, e lascerò il link in descrizione. Quindi abbiamo detto che la radiazione è un metodo di trasmissione dell'energia che non prevede il contatto diretto tra sorgente e ricevitore. Per il telerilevamento noi siamo più interessati a una differente, diciamo, visione, va, per così dire, di quella che è l'energia radiata, e che è praticamente la quantità di energia che riesce a trasportare un fotone nell'unità di tempo. Questo è detto flusso di energia radiante. E se noi andiamo a considerare una certa superficie, abbiamo che la quantità di energia, di flusso di energia radiante in uscita da essa si chiama eccitanza. L'irradianza, invece, è il flusso di energia radiante che incide, quindi che entra nella superficie. E ci possono essere casi in cui questa energia incide con un certo angolo di osservazione, e abbiamo in questo caso la cosiddetta radianza. Ecco, la radianza è forse uno degli aspetti a cui siamo più interessati nel telerilevamento. Siccome le aliquote di cui ho appena discusso, quindi eccitanza, irradianza e radianza, possono variare in funzione di quello che è la lunghezza di quella che è la lunghezza d'onda, noi possiamo avere quella che è l'eccitanza spettrale, l'irradianza spettrale e la radianza spettrale. Vedremo poi anche, insomma, nella pratica che i fenomeni radiativi di cui abbiamo appena parlato sono molto influenzati dall'atmosfera terrestre, ma anche dalla superficie terrestre in sé. Sì,
esempio prendiamo il caso di questa slide, facendo un attimino attenzione a quella che è l'immagine alla nostra sinistra, possiamo vedere come ci sia una sorta di velatura che nell'immagine a destra non è presente. Ecco, questo dipende dal fatto che l'atmosfera terrestre, per quelle che sono le sostanze, diciamo, in sospensione nell'atmosfera terrestre, molecole d'acqua, pulviscolo, le stesse nuvole, tende a sporcare, a farci perdere informazioni. E questo fenomeno è tanto più diciamo, evidente quanto più è massiva la presenza di questi disturbi. Ad esempio, pensiamo a una coltre di nuvole, se stiamo utilizzando dei sensori RGB, quindi dei sensori che lavorano nello spettro del visibile, noi non riusciremo a vedere null'altro oltre quella che è la coltre di nuvole. Se però, restando sulla stessa area, stiamo utilizzando dei sensori SWIR, Shortwave Infrared, avremo invece la possibilità di, probabilmente, di perforare, diciamo, questa copertura di nuvole e poter vedere quello che è il suolo. Vedremo, insomma, questi aspetti un po' più avanti quando giocheremo un pochino su quelli che sono i dati. Però, appunto, l'atmosfera terrestre sicuramente crea delle problematiche nelle nostre analisi. Un altro elemento di disturbo o comunque di distorsione è la superficie terrestre. In generale la radiazione che colpisce, la radiazione elettromagnetica che colpisce una superficie può essere riflessa, assorbita o trasmessa. E la ripartizione di queste tre aliquote non è proporzionale, ma è differente e varia molto in funzione di sia diciamo di del materiale di cui è fatto l'oggetto che viene, diciamo, colpito, ma anche dalla sua geometria. Quindi, tornando appunto a quello che è la superficie terrestre, che più o meno ho cercato di simulare in questa slide, l'energia riflessa è quella che poi viene proprio letta dai sensori per il telerilevamento multispettrale, ed è quella che poi noi andiamo, diciamo, a utilizzare per le nostre analisi, e varierà in funzione del tipo di materiale su cui, diciamo, il flusso è rimbalzato, quindi l'acqua, la roccia o la cellulosa. Andando, insomma, a sondare un po' di più questi discorsi, siccome appunto ogni materiale risponde in maniera propria all'energia radiante, è possibile definire, bisogna un attimo di bere, pardon, è possibile definire la firma spettrale del materiale. Quindi ogni materiale, infatti, come andremo anche a vedere, ha la sua firma spettrale. Nel grafico che stiamo vedendo qui abbiamo riportato la firma spettrale del suolo nudo, dell'acqua e della vegetazione. Ognuno dei tre, diciamo, elementi indagati ha una sua risposta rispetto a quella che è l'energia elettromagnetica con cui viene colpito. Ad esempio, abbiamo che l'acqua riflette poco più del 10% di radiazione elettromagnetica e lo fa con una lunghezza d'onda massima di circa 0,5 micrometri. Abbiamo invece che la migliore risposta alla radiazione elettromagnetica della vegetazione è nel near infrared, ed è pari al quasi il 50% di riflessione della radiazione elettromagnetica. E insomma, capire bene questi aspetti di riflessione è davvero importante per quelli che sono poi tutte le analisi che andiamo a fare, e anche, diciamo, i perché ci sono, diciamo, alcune bande che lavorano in determinati contesti, e altre che vengono utilizzate per altri contesti. Con questo, diciamo, abbiamo finito questa parte un po' più ostica e rompiscatole legata alle grandezze radiometriche. Vedo che c'è almeno una persona che è riuscita a resistere fino alla fine e la ringrazio. Ti ricordo che c'è la chat, quindi nel caso in cui tu volessi chiedermi qualcosa puoi scrivere e io magari provo a risponderti. O nel caso comunque puoi lasciare un commento e, insomma, spero di poterti rispondere appena lo leggo.
come ho detto nel precedente video, questi sono i video in cui pian piano andremo a parlare di questi aspetti legati ai dati multispettrali. Sono aspetti, diciamo, un po' non comunemente visti e sentiti, e diciamo cerco più o meno di sensibilizzare anche su questo tipo di aspetti che riguardano comunque il contesto macro GIS in cui mi muovo. Non ci sono domande, insomma, spero che siate pian piano di più nei prossimi video. E un saluto a tutti e alla prossima.